Salve ragazzi, parassita adesso sta lavorando, lasciatelo in pace. Questo è un giorno speciale, secondo il calendario gregoriano. Io dovrei festeggiare il mio compleanno oggi. Se avessimo un altro calendario, chissà cosa, quando, eccetera, eccetera, l'avrei festeggiato. C'è poco da festeggiare, diciamo. Mi trovo qui a fare il parassita, diciamo, e volevo rispondere all'amico Masako, also known as aka Mario, credo. Volevo risponderti, Mario. Allora, tu mi hai chiesto, come fanno tanti, quali sono le tue credenziali, Marcel Minga, per poter parlare di cose giuste e cose sbagliate. Ok? Sollevando l'erbaccia, no? E quindi quali sono le tue credenziali a livello di soldi? Dove sono i tuoi soldi? Dove sono i tuoi soldi che dimostri che tu lavori, Marcello? Soprattutto, come giustifichi questo tuo parlare così senza avere i soldini? Bene, Masacco, io posso parlare a te perché tu sei un mio fratello in Cristo e quindi mi capisci. Io, Gesù diceva non essere del mondo. I miei soldi, cioè il mio credenziali, credenziali per dire quello che faccio, per giustificare, i miei credenziali sono l'essere odiato, i vaffanculo che ricevo, i parassita che ricevo da gente con la bocca piena di, non mi va di dirlo adesso perché sarebbe un po' troppo forte a quest'ora di pranzo, e ogni volta che io sono odiato, Gesù diceva, no? Non siate del mondo, lasciate le pecore essere del mondo. E quindi ogni volta che qualcuno mi dice dove sono i soldi che giustificano che hai fatto i bocchini come abbiamo fatto noi, scusa, ci sono cascato. Dove sono? Ecco, io ti dico, questi sono. Devo dimostrare, diciamo. Le credenziali per me sono importanti solo da far vedere a Dio e non mostrarle come un licenza o come un diploma, no? Che mostrano i zombie dietro, e invece di vergognarsi, no? Che mostrano, guarda, guarda, che bravo soldatino sono, faccio tutto quello che mi dicono e mi premiano con questa licenza qua. E lui lo mostra lì dietro di sé, no? Tutto. Qui c'è un vermicello, tutto, che l'ho svegliato purtroppo. I vermi, ricordiamo, fanno bene. Quindi io, le mie credenziali, le deve vedere solo Dio. A voi esseri umani, proprio non mi importa. Voi potete odiarmi, potete chiamarmi parassita, potete chiamarmi. Oggi sono stato chiamato da questa grande essere umano, aspetta, come mi ha chiamato? A parte che mi ha chiamato prete, in ordine, quindi andiamo in ordine. Prete mi ha chiamato, prete mi ha chiamato, frustrato mi ha chiamato oggi perché non scopi, eccetera, eccetera, no? Semplicemente perché l'ho chiesto di leggere una cosa che può sembrare di un prete, ma era di Aldous Huxley. Huxley, ragazzi, si dice. E lui, anche se non era un credente, parlava del fatto che non esiste più la morale. La pecora. Anzi, se tu parli di morale, di Gesù, queste cose qua, sembri veramente un vecchio, un coglione. Questo diceva Gesù, no? Non essere di questi mostri del mondo. Lascia questi vomitevoli essere del mondo,
essere i vincenti, no? Tu sii perdente, che loro ti mandino a fanculo pure. È un buon segno. Quelle sono le mie credenziali, Masako Mario. Quelle sono le mie credenziali. Essere odiato da questi mostri. Tutti. Finché non mi metteranno come hanno fatto con Gesù in croce. E lo faranno. Just wait and see. Quindi tu mi chiedevi, no? Ma è difficile, è facile per te perché tu non hai bambini, no? Quindi puoi fare un ragionamento del genere, puoi fare il duro. Ok? Tu non hai bambini e quindi è facile per te staccarti dal sistema e venire qua, eccetera, eccetera, no? Come ho detto, io qua, questa è una prigione, ragazzi, non esiste l'indipendenza, la libertà in una prigione. Però, con tutte le opzioni che avevo, questo è il modo più giusto che ho trovato per vivere. Io so che devo dimostrare al mio creatore un po' di sudore fisico ogni giorno e non devo dimostrarlo a voi. Lui mi vede quanto lavoro e faccio anche quei video che ovviamente in un sistema del genere non puoi aspettarti di fare la guerra, di fare anche soldi. Cioè, bisogna essere dementi per aspettarsi di essere amato e congratulato, eccetera, eccetera. Anche se ricevo anche complimenti, però insomma, sono sempre meno dell'odio che ricevo. E quindi, che sta a dire? Quindi niente, questo è... Ecco, io devo dimostrare un po' di sudore e quello ce l'ho venendo qua, all'orto ogni tanto, e soprattutto faccio la legna. Questo è quello che do, diciamo. Questo è il mio, e questo qua non devo farlo vedere a nessuno, non devo dimostrare niente a nessuno, perché quando si è cristiani, tu te ne fotti di quello che pensano gli altri, perché tu hai un occhio ancora più giusto e più critico, onnipresente, che è quello di Dio. A me quello interessa. Vediamo se sto registrando, ragazzi, perché mi sa che non sto registrando.